secondo lei, che è uno degli ambasciatori appunto della cucina italiana nel mondo, quanto contribuisce l'enogastronomia nell'identità territoriale? Beh, come io sostengo e dico, la cucina è cultura, è storia, è civiltà, è salute, aggiungo, è salute. È l'identità, la storia di un paese, di una civiltà che nasce in un mondo rurale. Cosa ne pensa della tendenza che adesso sempre più spesso si ha nelle cucine di utilizzare prodotti non tradizionali? E quanto è importante quindi per lei la cucina tradizionale? L'Italia è conosciuta nel mondo come la patria della cucina mediterranea. Il fatto che sia difficile trovare qualche volta questo piatto, mentre si trova dei piatti alternativi che culturalmente non ci appartengano, a me mi va bene che ci sia la cucina che viene da Oriente a Occidente, la grande cucina, che ben venga, però non dimentichiamo la nostra storia. C'è un progetto della regione toscana che si chiama Vetrina Toscana, che promuove ristoranti, botteghe, utilizzando prodotti tipici del territorio a difesa della stagionalità, tradizione, identità culturale. Che cosa mi dice a proposito? Eureka, che ben venga, dico io da buon toscano. Quanto è importante tutelare i piatti della tradizione anche a livello culturale? Se a Firenze domani mancassero quei piatti, cancellate Dante e Leonardo dalla vostra storia. E invece qualcuno qui mi ha detto che l'Ampredotto se lo mangia spesso. E i fasoli, che una volta era il cibo dei contadini, e il cibo dei contadini fasoli. I fasoli di Sorana, se cotti come si deve, valgono l'aragosta, valgono, ok? Vanno conditi con un grande olio e saputi cuocere. E nell'acqua giusta, non sarà lì prima, perché la cucina non va soltanto acquistata, come dico io, ma va anche conosciuta e saputa cuocere e condire poi, no? Ecco, quel piatto io direi che l'UNESCO dovrebbe inserirlo patrimonio dell'umanità, come cicoria e fave in Puglia, la pasta con le sarde in Sicilia, il vero risotto alla milanese con l'ossobuco, non so, la bagna cauda piemontese. Ecco, questi piatti secondo me non devono sparire dai menù e dalla storia, perché mancherebbe domani un pezzo di storia di questo paese, che non è soltanto quella di in Piemonte di Camillo Benso o di Dante e Leonardo a Firenze, anche la tavola. Si mangia due volte al giorno per tutta la vita e spesso si dimentica che la cucina deve essere, come diceva il buon Veronesi, ai mutubendi sapore e saluto, deve essere buona, ma deve essere anche fatta di qualità, perché la cucina deve gratificare il palato ma far bene alla salute. E mi lasci dire, una mia al portafoglio deve far bene. E si può mangiare bene spendendo molto meno e mangiando meglio. Sembra strano quello che dico io, ma è così.